Final Fantasy VII Vanilla parte 2. Arrivati qui, continuo, vediamo cosa succede. Tra parentesi, sono riuscito il secondo reattore, allora sono riuscito a mettere queste, le freccette che mi aiutano. Allora, questa volta dove si va? Allora, questa volta vai, allora registro solo questo, di incontri casuali, che è il primo. Questa volta stranamente, come pensare, si va nello stesso medesimo posto di prima, di dove abbiamo trovato il primo reattore a inizio gioco, nella parte 1. Il posto è quello. Ok, qui siamo in 3, qui siamo in 3. Allora, queste freccette, sì, ecco, aiutano parecchio, guarda. Il posto è dove prima. Ti chiede, giocatore, perché mi fai tornare? Ma qui ci sono già stato, qui ci sono già stato, sì, però il posto è identico solo qui a quello fatto nella parte precedente. Aiutano parecchio le freccette. Non salvo. Se non è qui, ma qui praticamente rivai al medesimo posto, anche se lo chiama diverso. Rivai, ecco fatto. Siamo in 3, ti fa leva tanto con i guantoni da box. Lei ha i guantoni da box. Allora, sì, il posto è il solito, no? Ecco, se si sdoppiano, si va avanti. Ma è lui qui ha dei ripensamenti. Allora, qui è la storia che viene spiegata, va avanti, ha un flashback lui. Ovviamente era tutto in inglese, per l'Italia, ma questa è una traduzione fatta per PC che... Allora, diciamo, la storia va avanti così. Poi appare Sephiroth, i primi barlume di Sephiroth, che chi è? Lo vedremo poi, l'ultimo boss di Final Fantasy VII, Sephiroth. Oh, come delle freccette, qui c'è il boss. Vediamo se non c'è altri combattimenti casuali. Questo è un altro reattore macro. Stavolta è diverso, oppure c'è un boss. Avendo subito la materia. Magic. Tifa, cure. Cura tutti, anche se di vita ne abbiamo abbastanza. Lei aveva subito. Va in pile, o le etere. C'è problema. Allora, per PlayStation 1 aveva un tipo di traduzione. È finita così? Come ha detto, andiamo via, ha detto. E devi seguire il gioco. Per PlayStation 1 un tipo di traduzione, per PC un'altra. Sempre tutte e due similissime, però si differenziava in qualcosa. Allora ho letto andiamo via, ok, il boss non è apparso, loro... Vai, questo lo faccio, i prossimi li taglio tutti. Allora, hanno detto andiamo via, se ho letto bene, non c'è, il boss non è apparso. Vediamo la Tifa di... la limite di Tifa. Barret già spara col mitra. Ok. Guarda, la limite di Tifa la lascio per l'incontro successivo, se uno si fa furbo. Allora, è più veloce. C'ho pause. Allora, ho messo la pausa in un tasto che non dovevo. Non ce l'ho in start la pausa, ce l'ho qua su, ho capito, ma ha preso un po' i comandi. Antidoto. Allora, qui le freccette aiutano. Qui fai la strada di ritorno, no? Allora, i verdi, i rossi. Sì, del ritorno, però ti porta. Ecco, ora qui non mi ricordo mica dove vado. Io però vorrei andare su. Qui t- ok. Allora, la strada. Qui ti dà diversi bivi, ok? Perché io devo. Non mi ricordo se la strada era di qua
oppure deve ritornare da quegli altri. Prendiamo questo ascensore, vediamo se... Perché un po' il gioco ti disorientava e puntava a disorientarti, nel frattempo ti pienava di incontri casuali. Ecco, strada, ok, quella giusta. Ovviamente se tornavi di là perdevi tempo, però quello che guadagnavi, e così sdoppia, il gioco va avanti, erano esperienze per il personaggio, tutti e tre insieme. Qui c'è una cosa un po' particolare. Allora io, se fai come dice il gioco, fammi prendere un attimo il timing. Ah, oh, ancora no. Lo vedo che non va di nuovo. Ah, tardi. Di poco. Tardi. Lo sento. Ora. Dai, qui ci perdi un attimo. Loro sono leggermente più veloci di te. No. Devi partire un attimino prima, no? 1, 2, 3, 1, 2. Fa anche il suono, guarda. Ah. Qui si può stare anche, ma no. A posto. Mi ricordo a fine gioco c'è un punto così. Ma lasciamo perdere ora di fine gioco, per passare un vento che devi passi praticamente quando... E allora la limite non gliel'ho usata, la uso presto. C'è un vento, devi dare un timing per passare quando smetti di soffiare. Ah, dai, guardiamo sta limite. Taglio, vai. Anzi, lo tengo, questo lo tengo, guardo la limite. Pazienza per... Questo è la limite di Tifa, per ora un colpo. Sblocco anche gli obiettivi. Ok. Levano 6. Questo gioco era facile, nel senso non c'avevi problemi. La meccanica di questo gioco era che più colpi subivi, poi nerfata nell'8, in Final Fantasy 8, e in Limit prima andavi. Era un gioco, nel senso, che parecchio giocabile, parecchio giocabile, parecchio godibile, dato che era lungo. Era lungo. Qui ti facevi un po' le ossa con i comandi, tramite questi nemici. Allora, la limite le ho viste di tutti e tre. Sì, ovviamente dopo ci sono boss più forti pensati per... Dove vado? Eccolo qui il boss, eccolo qui. Ecco, questi sono incontri obbligatori da... registrare. Questo è il boss di turno. E qui ci sono i primi pezzi grossi del gioco Presidente Shir della saga di Final Fantasy VII. Avalanche, tutto un casino, tutto un casino. Ci rivediamo. Ecco, occhi di Mako. Sephiroth. È il boss finale, dicevo, di Final Fantasy di 7. Capellone dai capelli grigi. Fortissimo, l'antagonista di Claude. Diciamo che prima era più forte di Claude, molto più forte. Ora sono grosso modo quasi alla pari, dai, diciamo, anche se lui non è proprio umano. Poi vediamo. Allora, questo tipo, questo vecchietto, chiamiamolo, ci scaglia contro lui, eh. No, questo è un incontro più impegnativo, dato che è Reno. No, è un elicottero e basta, senza... Siamo in tre più forti. Ora, se dobbiamo vedercela con questa, che non è più facile come il primo boss del primo reattore Mako, ma siamo in tre con le limit scarse.
canne non ce l'ho, va bene così. Allora, Omni è in automatico, ti fa cura. Allora, sì, ora non hai bisogno di curare. C'hai anche la scan, per ora no, per vedere quanta vita hanno i nemici. Ora non ce l'ho. Contrattacco, contrattacco. A Claude, giustamente. Allora, siccome questo va a contrattacchi, contrattacca chiunque, lo attacchi. Vediamo come va preso. Big Bomber, questa fa male, ti faccia le cure. Allora, ho preso le granate apposta. 100, eh. Le granate apposta per questa evidenza qui, boss un po' più forti. Ti fa cura e basta per ora. Ehi, 127, che bella botta. Allora, per ora non è mortale. Ecco, questi boss, 30, che botta. Allora, gli posso levare anche queste scritte in alto che mi spiegano meglio, ma le tengo. Ti fa una bella cura a se stessa. Dopo a Claude, forse ho sbagliato a non darla, ho fatto bene, non vado bene. Ti fa limit break, era per questo che era facile, perché attacca, vai, curativa. 102, però si è curato. Questo è un boss pensato per ucciderti, al giocatore, che impegna il giocatore. E il game over era da che riparti dall'ultimo salvataggio, ma mi sa che l'ho tritato, sì, l'ho tritato, perché col giochino delle granate 600 di danno di limite di Dunbangle, c'è in inglese, me lo tengo in inglese. E qui va avanti, c'è un dialogo, guarda. Oh, le strade si dividono, le strade temporaneamente si dividono. C'è Claude in bilico. Attenzione, attenzione. Non so se ce la farò, voglio scrivere così. Mi sa che questi segni, asterisco, eccetera, sono parolacce, sono parolacce censurate. Ok, diciamo che le strade per ora, ecco, filmate, ma com'era bello questo gioco. Si dividono da Tifa innamorata, che è palese, al nostro eroe di Final Fantasy VII. Perché in Final Fantasy VII c'è lui, c'è Claude. Nonostante i successivi ci sono altri. Qui ora sto giocando questo e a questo. In ogni Final Fantasy VII, ho detto, ci sono le coppie. Yuna nel 10, Yuna e, come si chiamava, il tipo Tidus, perché i nomi gliele cambiavo tutte, Claude, Squall, Rinoa, Zidane e Daga. Lighting nel 13, Lighting aveva, no, lei non aveva un chiamiamolo ragazzo, ce l'aveva la sua sorella Sara. Sera aveva Snow, se non mi ricordo male. Lighting no, perché era una guerriera, lei era una dura, con una faccia da dura. Allora vediamo cosa succede qui in questo set. Allora, la classica chiesa, la chiesa, diciamo che questa chiesa è un'icona di Final Fantasy VII. Ovvio, ovviamente l'hanno messa anche nel remake, con grafica attuale di oggi per PC e PS5, ma il vero gioco è che è stato ripreso da qui, è stato ripreso. Allora, lei, questa fioraia, Aerith, si unisce al gruppo e viene a combattere con me da qui a breve. Fanno conoscenza in questa chiesa con una musica sottofondo. Strano rivedersi, lei era la fioraia di inizio gioco, che ci parte il filmato iniziale quando lui scende dal treno. Certo, ve lo ricordo. Stai vendendo dei fiori? Hanno messo la battuta. Non so come ti avrebbe risposto se gli dicevi Briaca Fradice. Che poi, tra parentesi, hai qualche materia
Vabbè, io parlo e seguo il gioco. Allora, lei è una maga, diciamo, è una maga. Vabbè, la maga. Lei c'ha il fire, gli ho sempre dato il fire. Ce l'ho fatta diventare io, ovviamente tutti i personaggi possono fare tutto. Allora, lei è una persona un po' particolare che voglio fare uno spoiler. È il personaggio che muore, diciamo, in questo gioco. È stato il primo gioco d'azzardare, far morire un personaggio boh, femminile, un personaggio comunque del gioco che muore, e nel gioco, anche se muore col sorriso, se muore per finta, diciamo, non la ritrova più. Moriva alla fine del CD1 e il gioco ha lasciato il segno anche per questo. Gioco così. Allora, lei e la Fiorella, gli sono piombato dal tetto, volevo finire di dire che. Allora, fanno conoscenza, mi chiamo, il nome glielo dava il giocatore? Il nome glielo dava il giocatore? Iris. Giocatore, il nuovo gioco uscirà fine febbraio 2024, lo aspetto e lo gioco, anche se non se lo guarderà nessuno, non ho problemi di. Chi se lo guarderà e non chi non se lo guarderà, penso di portarlo sul canale come ho fatto per il primo remake. Allora, questo è Reno, è uno dei boss, è un mezzo boss di Final Fantasy VII, però ce l'ha intramato con lei perché lei è una persona speciale, era uno degli antichi, un casino. Volevo dire, questi giochi è massimo PlayStation 1 non furono stati all'epoca, non doppiavano ancora in Ita in non doppiavano ancora in doppiaggio, ma era solo sottotitolo senza doppiaggio. Da PlayStation 2, da Final Fantasy 10 in poi, veramente il 7, l'8 e il 9 di Final Fantasy non sono muti con sottotitoli. Dal 10 in poi, console successiva, tutto quello che leggevi o tanto era doppiato anche in voce, non dico in italiano perché era spesso in inglese, era in inglese, comunque è stato anche doppiato qui, ancora il doppiaggio non c'era. Questo è quanto. O in inglese o in giapponese, sono le lingue base di default. Dunque, questa è una nuova new entry, si chiama Reno, ce l'ha con Aerith, praticamente la sorveglia, la storia è così. Che questa chiesa non è che è la sua dimora, però è un posto che conosce bene, che lei sta da un'altra parte. Lui sa che Aerith è una persona speciale. Occhi di mago, sì, Claude c'ha la mago addosso, la mago che gli è rimasta dal suo passato, dal suo passato. Stanno ridendo, cosa stanno facendo quelle facce a cane? Tra parentesi, qui mi aiuta là, le freccette mi aiutano. E allora qui lei è con me praticamente. Lei è un combattimento tutto suo, guardiamo cosa. Lei è una maga. E dagli ho Titan Bangle, ho preso da qualche parte. Aspetta, dammi un attimo Titan Bangle. Allora, la roba di Tifa. Allora, Ice, però non c'è Restore. Dov'è? Scusi, Titan Bangle. La roba di Tifa e Barret. Dai, la materia. Eccola qua. Restore. Ice l'ho messo qui. E lui è a posto così. Allora, non ci sono freccette se non ti muovi. No, l'incontro è casuale.
Eccolo qua, eccolo qua. Allora, la cosa era su. Infatti è su. Allora, se non ti muovi come ora. E ci sono questi, di battaglia, rompiscatole, la prima la registro. Bolt, che faccio piazza pulita. Levano 4, questo non è pensato per ucciderti, sono pensati per metterti i bastoni tra le ruote. Ecco, già morti, guarda, questa è lei. In versione allungata, non più deforme, le battaglie sono. Le battaglie sono. Ci cercano, noi siamo ricercati. Sono allungate le battaglie, allora qui si dividono. Quando arrivano, cosa facciamo? Guarda, c'è una cosa da fare. Te vai giù. Iris di qua, però non ce la fa lei. Saltare, le tratterò io. Ok, questa è una storia che seguire. Oh, che sia morta. E qui il giocatore gioca un po' tutti e due. Allora c'è quel barile in bella vista. Scappa. Se posso le evito. Allora qui c'è. Ah, ce l'ho i comandetti rossi, blu. Qui gliene dai uno a caso, gliene dai questo, dai. Vabbè, tanto che mi fa schippare. Scappa, vai, ci penso io. Allora, se lei è qui. Il barile va qui? No. Ah, ho capito, non può scappare in eterno, però uno verso uno. Gli ho dato l'ice, ice, ghiaccio. Praticamente lei col bastone non leva niente. E con questo però fa tanto danno. E questa è Aerith, e c'è chi la preferisce attiva, eh? La preferisce attiva. Dai, butta giù questo, poi si vedrà. Giù. Non ci va. Allora questo. Come? Qui? Battiti, boh. Solo un momento, non gliel'ho mai detto. Ma è peggio. Devi dirgli scappa. Allora, questi barili non bold, piazza pulita. Se picio subito tocca a me. Ok, allora il barile non mi ci fa interagire. Dai, veloce. Oh, stavolta mi permette solo quando ti pare a te. No, non ti ho preso perché mi ha permesso di. Bah, vai con la pantera è più forte. Dai, che leva 2. Allora, il barile è stato il primo a farmici interagire. Il barile. Allora, lei ha tanto. No, no, curerai se mi sono sbagliato. Allora, dai, Ice, vai a casa. Perché non leva niente lei con il suo scettro. Lei è forte a magia. Allora, siccome i barili me li ci fa interagire solo quando pare al gioco. E cosa combino? Vedrai, rimane questo. Questo. Non si prende da qui. Vabbè, insomma, sono arrivati allo stesso giochino, era così. Cioè, forse poteva finire, poteva avere anche un secondo fine, eh? Comunque, cioè, facciamo finta di niente. Sì, un attimo, se mi ci va, ok, prima facciamo e prima. Allora, qui, questa è la strada per casa sua, eh? Lei la cercavano un'altra volta, erano i Tarks. Tanto spiega il gioco, guarda chi sono, spiega il gioco. Perché lei è una persona speciale, veramente lei non è la vera figlia di questa madre.
mi porterà a breve. Allora, questo è il sopra della chiesa. Lei è una figlia adottiva di quella madre. Allora, qui è stato tutto remeccato, è stato tutto remeccato nel quello odierno. È l'ultima volta che lo dico. È stato giocato sul mio canale in e commentato in 35 parti di LC compreso. E mi ci sono proprio divertito. Allora, intanto loro si conoscono, intanto parlano del passato, parlano dei tuoi occhi, sono occhi di mago, la luccicanza. Sì, tanto è tutto scritto, guarda. Io so la storia perché perché l'ho letta da questi dialoghi. Allora, qui si va a casa sua, che è un altro posto, si sposta la telecamera. Casa sua, te lo dice subito dov'è. Vediamo, e ora che si fa? Perché anche qui erano quartieri poveri. Casa sua è qui vicino. Presto ci troveranno, qui il giocatore esplora. Non si trova subito, diciamo che parecchio mi hanno aiutato queste freccette che sto mettendo, perché sennò c'è tanti combattimenti casuali. Allora, mi vendi una cosa, visto che qui c'è qualche negozio? Allora, ora no, c'era un negozio per qui, ecco, vediamo se c'è un negozio. Ok, qui c'è altra roba. In ogni granate i soldi sono sempre pochi. Uno per lo slot, un altro e lo do a Tifa quando la trovo. Per ora lui. Sono due slot. Lighting Omni va benissimo. Restore Ice Bust. C'è una materia te. Dorme. Veramente sono braccialetti. Questo non c'è niente. Andiamo via. Andiamo. Allora, casa di Aerith è qui casa di Aerith. Però senza questi, questo viottolo lo vedevi male. Per ora non vado da altre parti. Allora, intanto prendo queste, perché queste palline viola non sono qui a caso. Allora, qui sei safe, non è un posto dove... E ho visto anche questo, dove ci sono nemici. È dell'etere, tradotto così. Non è che c'è scritto trovate... Ah, copri, ho capito, per andare in limit prima, cover. Copri l'ha chiamato. Queste non sono state tradotte, ma non mi interessa. Copri la puoi usare quando vuoi, o se no anche mai. Certo, la limite di Claude fa male, ma sono tutte uguali, perché questa è la casa di Aerith. Praticamente il personaggio, ok, facciamo la presentazione. Il personaggio livellato al massimo può arrivare a fare di danno 9999, ma questo non vuol dire... Questa è la matrigna, la madre adottiva, praticamente. Qui, che no, Tifa, la tua ragazza, qui insomma state insieme? Però gli ho sempre detto no di certo, vediamo cosa dice, sia così. Non so se anche lei spasima un po' per lui, ma no, perché lei nella storia, che c'è tante evoluzioni, lei è la ragazza di Zack, che è un altro tipo ancora. Diciamo che è un Claude Moro, un Claude Strif Moro. Perché ci sono tanti bivi in questo gioco, non è l'unico, ci sono degli spin-off, ci sono... Allora, diciamo che intanto si per notte. Allora, 900, 9999
di danno, di limit, possono arrivare a farlo tutti i personaggi del gioco, cioè che uso. Allora ti ha detto che si pernotta, come ti ha detto, se è un miliziano può andare via, perché se sei un miliziano, allora tanto se non vai a letto, diciamo, il gioco non va avanti. Sei per arrivare al 7, diciamo che in questo posto poi non ci torni più fino a un certo punto del gioco, che ora è l'inizio del gioco, questo Midgard, settore 6-7, allora buonanotte, diciamo buonanotte. E qui devi cercare, allora lui ha un flashback di sua madre, questa è la casa di sua madre, che dopo ci farai anche una visita, anche una visita più avanti nel gioco, a metà gioco. Ovviamente lui non era figlio di nessuno, ma aveva una famiglia. La madre era, non lo so se la madre non c'è più, non so che fine ha fatto, quella città non c'è più. Allora qui non ti devi far vedere da lei, è una cosa non facile, perché devi dare al pad, lei guarda un po' in su, un po' in giù, devi dare, non devi correre col pad. Senz'altro le prime tre volte mi fa, aspetta, ce l'ho fatta, guarda, ce l'ho fatta, se no ti richiama indietro. Forse il primo colpo, come ora, non ce l'ho mai fatta, mi ha sempre sgamato, tra virgolette. Ok, io vado via come mi ha suggerito la madre, mentre lei dorme, però qui le cose sono un po' cambiate. Dove vai? Dove vai? Questo è un altro shop. Trovassi. Ah, oh, questo vende roba, ma ho finito i soldi. Oh, c'ha la materia, ci ho comprato altro. Allora, il fire mi basta. Costa un po' di più il restore fire. E poi vendo. Vabbè, l'ice non ha senso, però. No, quanti soldi c'ho? Le tende costa. No, e basta così. Allora ti dà un fire, l'ho preso. Il restore appostose non lo voglio. Mi dai equip. No, ma lui è già a posto, no? Allora il fire non lo voglio a lui. Si va via. Ormai guarda anche che c'è qui. Lei vende altro, perché in ogni posto ci sono questi commercianti, diciamo, che vendono. Phoenix Down, ce n'ho una, le tende no, antidoto no, e niente voglio, niente voglio, tanto le trovi per la strada. Posto, allora vai via come ti ha suggerito la madre, ma ecco, ovviamente se provi ad andare via, che era lì l'uscita, lei ti segue. Allora lei non vuole, non ti lascia. Ecco, qui c'è la meta principale, quindi attenzione. Il settimo paradiso di Tifa, che era quel bar, ti ci porto io, dai, dice che conosci. Intanto mi dai subito il fuoco a lei, fire. Ok, ice, restore, cura, va benissimo così. A questo punto, questo è un punto un po', eccolo qua, che strimo, per passare da questa gru, oh, questa casa, poi boss erano, fire, questo è un boss strano,
questo è un boss strano. È una casa. Ora vediamo quanto ci danno ci fa. Allora, intanto ho già preso 1, 2, 3, 4 personaggi. Bolt, vai. Vediamo un po'. 99, Fire. 74. Questa fa male. No, ce l'ha di vita, ce la curo dopo, curo dopo. Allora. Mi ha detto che per andare da Tifa i sobborghi si passa di qua, quindi fai così. 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 Qui ti frega, però fai così e te ne vai. Perché qui ti piena di nemici, era un po' un incontro trabocchetto. Quindi filmato. Ecco, però lì ci prendevi almeno 10 battaglie per capire come andava la cosa. Dobbiamo salutarci. Allora, che ti dice? Portala a casa, no, indietro no. Si rivalza il Torre 7, che c'è le battaglie casuali. Allora, lei è nel gruppo, diciamo per sempre, diciamo, con Noah, carino che era. Questo era un parco giochi da bambini, era un... incredibile, ancora qui. Il gioco è lungo, il gioco è... 30 ore, il gioco è 30 ore, 35. E saltando le battaglie casuali lo puoi portare, cioè io le faccio le battaglie casuali, non le registro, puoi portare a 22, non ho idea, ma anche di più, anche di più. Allora Iris intanto era fidanzata, parlando di quello Zack di prima, è una cosa seria, ma dai che siete bambini, siete bambini. Si chiamava Zack, guarda, e dopo nella storia. Allora, viene a galla. Allora, c'è anche un gioco a sé con quello Zack, Final Fantasy. Era uscito anche remasterizzato di recente. Allora, quella intanto è Tifa. Quindi le cose vanno diversamente. Era Tifa, sì, dove stava andando? Sembra un po' strano, è stata catturata. Allora, ma non solo torna a casa. Allora, diciamo che anche lei non si fa i fatti suoi e ti fa vedere una strada qua. Allora, diciamo che anche lei è stata catturata da quella Calesse con i Chocobo, cioè per ora no, per ora no, ma lo farà presto. Allora lei era avanti. Allora questo è il prossimo, chiamiamolo villaggio, chiamiamolo. Allora aspetta, Iris è con me per ora, per ora è con me. Sbrighiamoci a trovare Tifa. Perfetto, fa una piega. Sì, allora Tifa è di qua. Cioè, non è di qua, però c'è un tipo un enigma. Allora, questo è tipo un nightclub, parliamoci chiaro. Ok, devi un po' fare due. Due chiacchiere. Allora, qui c'è nuovo. Ok, qui anche con te parlo per essere sicuro. Se ti levi dai tre passi. Ok, ecco questo, conosce una certa Tifa, se non si va avanti, è la nostra nuova ragazza, un colloquio, veramente, Don Corneo, guarda, lo sta spiegando lui, guarda che succede, Mercato del Muro è un altro posto, cerca moglie, insomma, ok, poi parla anche con te, questo è un nightclub, allora si conoscono.
Qui c'è da fare un po' di cose. Te che dici? Riesco a deciderti, okay. Il locale giù a destra, quindi dava un indizio se non trovavi. Lui che vuole? E non ora, item. Allora, tanto il posto va. Allora, qui c'è l'ultima limite di. Credo Tifa, l'ultima limite. Ora è level 1. O l'ultima arma, non mi ricordo. Ma fai così, se poi ti perdi, poi un attimino. Qui dopo è una farmacia. Come fai a. Me lo ricordo come facevo a sbrigarmi in. Allora, facevo così. Nemmeno né dopo. Prima andavo al bar. Allora, siccome pare più su. Questo è un posto nuovo da esplorare tutto. Questo. Gun, qua non ci vai. Qui non ti fanno passare. Allora facevo così. Ma era lo stesso, lo potevi fare anche dopo. Allora, aspetta, qui al bagno c'era uno, ok. Questo era un enigma. Allora, mi diceva. Allora, lui per ora non ti parla, li parlo io. Questo che vuole? Allora, lui deve andare al bagno. Ok, parte questo, ma è tutto un enigma. Fallo al bancone per ora qui. Vediamo. Dove andavo? Ora non mi porta niente ordinario. Delle medicine. Allora, qui c'è. Chiamiamola la farmacia. Allora, tutto per andare qui e ci vado subito. Tanto mi dice di no. C'è un guardiano, c'è. Allora, ti dice. Tifa è qui, però era qui la cosa. Questo è l'uomo di un. Tra virgolette, un puttaniere. Ok, mica male la tua ragazza. Ecco qui, vengono le cose da fare. Ecco, lei va dentro, ecco, mi sembrava. Che Aerith mi lasciava, ma non capivo quando e perché. Allora, praticamente lui si traveste da donna stile Monkey Island 2. L'unico sistema. Ok, intanto lei va per prima. No, no, mi dà una mano. Guarda, ok, ora è giunta l'ora di. Visitare quei negozi, anche qui tanto è lo stesso tutti. Allora questo. Ora le cose vanno diversamente, ancora no, stessi dialoghi. Sì, un attimo, vuole le medicine. Si può ordinare e farlo al bancone, non si siede. No, voglio parlare col barista. Mi dice perché non puoi ordinare, perché non ti fa ordinare. Allora, qui c'è da fare un vestito, ok. Mi ricordo. Ma vado anche al Gan. Al Gan è dopo, ora non mi interessa. Allora, questo mi danno un aiuto? Ok, però una cosa sbrigativa. Non me la ricordo. Qui dopo. Chi è il capoccia qui? Chi comanda? Questa è una palestra che dopo mi serviva. Però se prima non fanno un'altra cosa. Allora mi manca da vedere qui. Ecco, qui. Con lui. Ecco, posto, prima devo andare qui, vorrei un vestito perché il proprietario in pratica è al bar. Ok, qui se non ti muovi rimani qui. Pertanto, ci aiuti a riportarlo qui, se non c'è altro da fare.
Ci penseremo noi, quindi ritorni al bar. L'itinerario era questo. Il bar vuole delle medicine, che era qui? Qui è la palestra. Allora, medicine, dove l'ho vista qui? Gun. Questo è il suo padre, eccolo qua. Ok, non lo so. Allora lui ha qualche problema. Vai al bancone. Qualcosa da bere. Ok, allora. Ha consentito. Fresco. Dai. Ok, qui ha finito. Qui ha finito. Allora, qui non mi ricordo perché voleva le medicine. Allora, il bancone non era questo. Ha detto che si prende del tempo. Ok. Si prende del tempo, rimane di negozi. Allora, qui dopo c'è due negozi in croce. E torni da qua. Qui c'è delle medicine. Era qui. Però. Oh, questo che vuole? Allora. Non so se questa è una cosa facoltativa. Non ho capito cosa mi ha detto un distributore. Magari ti dà un premio, ma ora non mi interessa. Allora, no, il posto l'ho girato tutto, poi rimane questo. Oh, ecco. Mi siedo qui perché. Siediti. Allora, aspetta. Sì, a parte questo. Allora, a parte cosa mi porta a prendere questo piatto di roba? Allora, intorno a quei negozi di abiti che è qui. Una cosa un per dopo. Ok. Ecco, questo, ho fatto bene andarci un buono per la farmacia, quindi la farmacia che è qui, ho fatto bene andarci perché tutti i posti, non mi ricordo, digestivo, c'è quello al bagno, ci è dato? Ah, in più ti vende roba. Ok, questo mi servono dopo gli hyper, però erano qui. Allora, siccome il digestivo c'era quello che aveva problemi nel bagno. Se no non ti fa fare tutta la quest perché è una quest. Ti ha detto mi hai portato le medicine perché nel bagno. Ecco. Dagli la medicina, perché Rose si leva di lì. Chanel numero 5, ok, forse quello serve anche a me. Allora, il bagno non è interessante se ci va te, me ne può fregare di meno. Però si va avanti, allora il vecchio, l'uomo non c'è più. E dovevo andare anche un attimo al ginnasio, ma al
Però andiamo un attimo a vedere che dice. Sono pronti. Si va avanti, si sdoppia. È pronto, vai a provarlo, questo di cotone. Allora, il ginnasio era un sottogioco, quella palestra. Era un sottogioco che se non ci vado è meglio, guarda, si fa prima. Allora, lui si è vestito, si è cambiato. Allora, la parrucca, eh? E invece si deve andare alla palestra, al ginnasio, anche lì. Dai, andiamo. Oltre, dopo la parrucca, siamo a posto. Allora, non ho più un gil perché gli incontri casuali, ma non è che erano pochi. Allora, devi parlare con questo, guarda, quando si sdoppia la persona, vuol dire che il gioco va avanti, ma mi dà la parrucca. Devi battere i fratelli, ok. Questo è un minigioco, faccio questo. E ci siamo, una cosa veloce. Non so se mi fanno fare i giri di corda o pugilato. Allora, ce l'ho i tasti giusti, cambia, cancella. Vabbè, tanto mi fanno vincere lo stesso, capito? Basta provare. Non ne ho bisogno. La parrucca sarà mia, la parrucca. Allora devi fare come quello lì, o dai 26 secondi. Te lo levi di torno questo. Ma c'è un movimento solo io. Vabbè, anche se hai fatto errore, dai, ti fa passare. Questa era l'ultima cosa da fare. Va bene, ho perso. E dai, ti ha detto te la regala lo stesso. Grazie. Allora i pezzi li ho tutti entrare nella casa, per... Allora i pezzi li ho tutti. Ora ho anche la parrucca, no, questo è il bar di sotto, qui, eccolo qui. Ok, ci siamo, ci siamo. E qui sono pronto per entrare dentro. Ok. Ah, anche lei si veste, ah, lei si veste rossa, giusto, di rosso. Diventa chic anche lei per entrare dentro in un locale di... In un locale osè. Ok. Ok, 112. A questo punto il butta fuori, chiamiamolo. Ci lascerà passare. E passerò nella prossima parte. Sono a... Un'ora scarsa di gioco, fine parte.